home at the weekend. That 6-0 win was achieved without Hulk, Dani Alves, Oscar or Fred. And in addition to those absentees, tonight's stiffer task must be under... 275 days. What a wealthy club they are. Boosted forward by Thiago Silva. Neymar was interested, and Pepe is obviously irritated by his closest to that event. And Neymar is in Australia over the weekend, but here again tonight. João Pereira, what a terrific header by Raul Morales. Herring unnoticed towards the near post again from Raul Morales. What a bright run that was. That's a poor giveaway to Veloso. Outrushed Thiago Silva, down by Maicon. Morales is there and nicks it home. Well, he's made three runs. A header hits the post, a run where he doesn't receive the pass, and on the third one, he makes the run and he takes a chance. It's an unbelievable block from Thiago Silva, but the ball goes up in the air. Neymar. Out by Patricio, taken up by Bernard, who's gone over the goalkeeper. And demonstrated a certain willingness to take a tumble. Neymar's corner, and there is the equaliser in next to no time from Thiago Silva, who rose with majesty at the back post to draw Brazil almost instantly level. Well, we were saying that Philippe Scolari's team will be averse to a shot from distance. There's Vieirinha. Nani! Close. Well, Peter, there's that cross again from the right-hand side. They've worked the ball into a crossing position. Okay. Good work from the keeper. Here he goes again, Neymar. Oh, brilliant! Superb solo goal from world football's main man. Neymar all by himself. Just darts through and insisted on scoring. Brazil have come from behind and lead. Oh, Neymar let it go. Paulinho onto it. Here's David Luiz. Oh, and Bernard couldn't apply a stud. Oh, he just needed a touch to complete. What a... That's a really clever ball, and Joe will finish. Beautifully constructed again by Brazil. The simplest part was Joe's application of the final touch. Maxwell having been sumptuously slipped in by Neymar. And Brazil have a two-goal advantage now. And a way out for Maxwell again. And a gorgeous take from Neymar, though, 7 o'clock Friday night. And there's Oscar going in. Now Morelos, that's a decent try. Well, he's been Portugal's biggest threat all night long. And that is the lot. It's been a nella altrettanto tradizionale casacca auriverde il Brasile, calcio d'inizio fischiato dall'arbitro percussione sulla sinistra, parte il cross sotto misura, la possibilità del tiro, la palla che finisce in rete, Portogallo in vantaggio, ha segnato Maniche, l'ex interista Maniche mette dentro il gol dell'1-0 sul tiro di destro di Bruno Alves dopo 3 minuti di gioco, subito sorpresa allo stadio Bezerón di Gama, il Portogallo è in vantaggio con il subito in agguato Robinho che riesce a rubare poi palla, se ne va Robinho all'altezza dell'area di rigore, ancora Robinho, un grande passaggio, Luis Fabiano, e il gol del Brasile che pareggia immediatamente con Luis Fabiano, grande azione del Brasile sulla sinistra con Robinho che ha rubato palla a Pepe, poi quando sembrava essere ormai, resiste a un paio di cariche d'eco, poi perde palla, ancora per opera dello scatenato Robinho. Va a prendersi anche un fallo, intervento dell'arbitro Larrionda. Il fallo questa volta è di Maniche, vedete che allarga il ginocchio sinistra. Ancora Kakà,
Ottimo il passaggio per Robinho che carezza il pallone, a tu per tu col portiere, una quasi magia di Robinho, mamma mia. Stavamo per vedere un gol sensazionale, Robinho, guardate anche fuori equilibrio, che cerca gli spiragli giusti, Kleber. Palla governata da Elano che sta facendo una grande partita, va a prendersi un fallo regolare. Serie di finte, area di rigore, gran passaggio all'indietro, Luis Fabiano prova a girarsi e la palla finisce in rete. Di nuovo il fabuloso con la complicità di una deviazione, porta in vantaggio il Brasile. Luis Fabiano intorno al 25esimo minuto di questo primo tempo, un'invenzione di Kakà sulla fascia destra, è andato a rincorrere una palla che forse molti avevano dato per persa, poi una serie di finte da parte di Kakà che sbilancia. Vedete tanto il passaggio in profondità per Robinho, poi però arriva Kakà, il taglia vai Kakà, la palla sul sinistro e la palla fuori. L'errore di Kakà davanti al portiere Quim. Grandissima azione però di Kakà sotto il profilo atletico, poi prova il dai e vai con Kakà, Luis Fabiano, grande circolazione della palla, Maicon, il tiro, il gol straordinario di Maicon, 3-1 per il Brasile, straordinario gol di Maicon da posizione impossibile con l'esterno del destro, infila sul primo palo il portiere Kim che si aspettava il cross o il tiro dalla parte opposta, subissato dagli abbracci dei... Ancora la corsa splendida di Maicon, il cross al centro, attenzione il tiro, la grande parata e la palla in rete, e sono 4, tripletta di Luis Fabiano, l'abbiamo detto, qui si rischia davvero l'imbarcata per il Portogallo, è un Brasile che non fa per nulla fatica a entrare nel vivo dell'area di rigore, è passato in vantaggio Raul Meireles, Deco, ottimo, posizione regolare, attenzione Simão, il tiro, il gol del Portogallo, ed eccolo qui che arriva la reazione di Simão con il gol che avevamo quasi chiamato proprio in questi ultimi istanti di telecronaca, ed è Simão che mette dentro il... Palla di Robinho per Kakà che può aprire sulla destra per Elano, attenzione Elano, lato corto dell'area di rigore, va al tiro ed è gol! E anche Elano ha messo lì una pennellata straordinaria, tirando da fermo dal lato corto dell'area di rigore l'esterno destro che mette per la quinta volta il pallone alle spalle del portiere Quim. Straordinario anche questo gol, davvero stiamo assistendo amici a una partita... Finta, poi il passaggio verso Cristiano Ronaldo che fa partire il sinistro. Tira con un po' troppa fretta anche in questo caso. Nani, attenzione al taglio di Hugo Almeida. Nani in area di rigore, va praticamente a una sorta di tiro. Finita ancora una volta. E ancora ruggine Cristiano Ronaldo. Forse con, ancora con Thiago Silva. Alberto Silva. Ancora palla sulla sinistra, parte il traversone, Adriano di testa ed è rete! Adriano in gol al 90esimo minuto esatto, entra anche lui nella festa del Brasile al 90esimo, gran gol di Adriano, perfetta scelta di tempo in mezzo all'area di rigore, non fa nemmeno battere dal centrocampo, 6-2 per il Brasile, è una lezione di calcio da parte.